Un improvviso blackout ha costretto il direttore di gara a sospendere la partita valevole per la Birra Raffo Cup allo Iacovone. Taranto e Fasano si sono affrontate soltanto per un'ora. E così questa prima edizione della manifestazione per celebrare i 100 anni della birra tarantina va in archivio. Per la cronaca si è vista una partita vera, anche con le scintille in alcuni momenti. Il Taranto era in vantaggio per 2-1 al momento dell'interruzione. La formazione di Mister Ragno ha mostrato progressi rispetto alle uscite di Polla. Inizialmente schierato il 4-2-4 con Oggiano e Guaita sugli esterni, Favetta e Genchi punte centrali, poi nella ripresa il 3-5-2. Nella formazione rosso-blu, assente D'Agostino in non perfette condizioni, nel Fasano non c'era Corvino infortunato. Prima della gara è stata ricordata Nadia Toffa. La figura della cittadina onoraria di Taranto è stata anche ricordata dalla curva nord con una gigantografia e uno striscione. Nuia assieme pace per te. Sugli spalti circa 3.000 spettatori. La cronaca, il Taranto all'undicesimo minuto si fa pericoloso con Oggiano che su punizione centra la parte esterna dell'incrocio dei pali. Un minuto più tardi il Fasano risponde con Serri ma Sposito si distende e riesce a deviare in calcio d'angolo. La svolta della gara al quarto d'ora quando Guaita in serpentina viene atterrato in area di rigore. Per il direttore di gara c'è il penalty sul Delisietto Genchi che porta il Taranto in vantaggio. Alla diciannovesimo il raddoppio, tutto nasce da una palla rubata a centrocampo da Matute che innesca Favetta, la ripartenza è rapida. Il numero 11 rosso-blu si trasforma in assist man e serve a Genchi il pallone del 2-0. Il Fasano accorcia le distanze e dimezza lo svantaggio al 36esimo con un perfetto calcio di punizione mancino di Cocis 2-1, così si va a riposo. Nella ripresa giusto il tempo delle sostituzioni e poi il blackout. Per la cronaca la partita è iniziata con un'ora di ritardo per una problematica legata alla terna arbitrale. Sempre prima del fischio d'inizio sono stati consegnati a 15 parrocchie della città di Taranto dei palloni che verranno utilizzati nei rispettivi centri sportivi, quindi parte dell'incasso è stata data in beneficenza. Sul terreno di gioco anche i rappresentanti del mini bar che hanno donato una maglietta con la scritta ISC Patch per te al tecnico Nicola Ragno.